Salve e bentornati al nostro nuovo appuntamento della rubrica di Psicologia Liberamente. Siamo in primavera ed è il periodo con l'estate in cui aumentano i sintomi e i disturbi d'ansia. L'ansia e la paura sono delle emozioni di base dell'essere umano e perciò molto importanti. È la reazione che ci allerta di fronte ai pericoli. Naturalmente ci protegge, ma quando supera una certa soglia ci paralizza e ci limita. E solo quando ci impedisce di fare ciò che vorremmo, allora diventa patologica. Di solito le crisi e le angosce originano per conflitti tra gli impulsi e la propria coscienza, o per conflitti tra l'io e il mondo esterno, in particolar modo le relazioni che abbiamo con gli altri e soprattutto con le persone a cui siamo particolarmente legate, come genitori, coniugi, figli o anche il lavoro. Dobbiamo occuparci quindi della paura quando ci impedisce di realizzare i nostri desideri e i nostri obiettivi. Spesso mi capita di dire, dopo un periodo di analisi, meno male che ti è venuta l'ansia, vuol dire che sei sano. Lo so che a molti sembra assurda questa affermazione, perché la combattono in tutti i modi l'ansia, anche con i farmaci. Ma in realtà l'ansia è la prova del funzionamento della tua mente, del tuo sistema emotivo che ti avverte che c'è qualcosa che non funziona, che non va e va cambiato. Pensa se non ci fosse l'ansia, quante persone rimarrebbero bloccate con gli stessi pensieri, con le stesse situazioni e con le stesse relazioni. E intanto il tempo scorrerebbe inesorabile. La cosa che istintivamente facciamo quando abbiamo dei problemi è evitare la fonte di dolore. Ma evitando cosa succede? Evitando, la paura si ingrandisce. In natura non esiste il coraggio, ma la paura viene da sé. Il coraggio siamo noi che lo dobbiamo creare. E quindi se la paura è un veleno che ci può intossicare la nostra vita, allora dobbiamo noi vaccinarci affrontando le paure. Ma bisogna affrontare le paure partendo dalle più piccole alle più grandi. Bisogna farsi il callo, per così dire, un po' alla volta, con tanti piccoli successi. Solo così ci sentiremo sicuri di proseguire. L'ansia, il panico, la paura in generale è la conseguenza della non accettazione. Quando qualcosa non si accetta, non si affronta, nascono pensieri, emozioni sempre più forti che ci trascinano fino alla paura e al panico. Per questo, quando ci capita qualcosa di brutto, va subito elaborato e non va generalizzato, spiegato con superstizioni o convinzioni banali. Sta a noi sempre saperci rapportare alle cose nel modo giusto senza alterare l'equilibrio naturale della nostra mente. Quando nasce la paura è perché qualcosa non viene metabolizzato o visto per quello che è, per ignoranza, come un'educazione familiare sbagliata o la superstizione, o per errore, con concezioni, idee o decisioni sbagliate. Entrambe le cose non appartengono e non sono aderenti alla realtà. Sono le catene mentali che ci impediscono di vivere serenamente. La cosa importante da sapere è che tutte le paure, dalle più piccole alle più grandi, possono essere superate, se lo vuoi. Le fobie e le ansie, infatti, vengono superate in un periodo tra i 6 e 12 mesi di terapia psicologica. Anche per oggi è tutto, vi invito sempre a commentare, condividere e pormi delle domande seguendo i miei contatti che trovate qui. E grazie per l'attenzione, alla prossima puntata.